Il reparto operativo del Comando Provinciale di Lecce ha portato a conclusione un'attività investigativa che trae origine 2 anni fa e l'attuale operazione sostanzialmente è consistita nell'epilogo di questa attività, un'attività che nasce a seguito di due omicidi verificatisi appunto nel 2018. E mi riferisco cioè all'omicidio di Cesare Emanuele, seguito di lì a poco da quello di Francesco Fasano. Si insinua quindi in un contesto malavitoso, gravitante nei territori di Melissano e comuni limitrofi, e ancora una volta l'attività investigativa condotta in queste terre ha dato riscontro come lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti rappresenti il core business di queste consorterie criminali. Quindi, in sostanza, con la 2.0 si cristallizza maggiormente il quadro malavitoso che era già stato delineato e tracciato con la prima attività di indagine, si riescono a chiarire e ad ascrivere precise responsabilità anche in ordine ad altri reati, come ho detto il duplice omicidio, emerge una continua attività anche estorsiva nei confronti di coloro che, dopo aver acquistato le sostanze stupefacenti, non avevano i mezzi o si sono comunque inizialmente rifiutati di pagare il corrispettivo. Il tutto chiaramente corredato da ovvie, tra virgolette, ovvie ipotesi, ulteriori reati tipici di questo modus agendi, e quindi mi riferisco al porto e detenzione abusiva di armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.